magari non entriamo da qua. Qua siamo un po' fuori line of sight. Vediamo se la situa. Locked. Grazie al cazzo che è locked. Tu hai detto. Forse il gioco non... Scopri, trova la pianta usata per esaminare gli edifici del personale. Gli edifici del personale. Allora è lì che vuoi. Sono questi? Locked. No. Andiamo. Allora, va che si è bloccato di nuovo come prima. Andiamo a vedere la cartina così scopro quali sono gli edifici del personale. Director's Office. Mappa di cosa? Edifici Nursery, Study House. Qua dovrebbe essere. Lock Room. La 2. Quindi è quella lì in mezzo. Però è locked. Quindi siete che mal cazzo. Ma poi qua vedo che ci sono tre. Dovrebbe essere tre. Non credo di poter accedere con il tizio qua. Quindi facciamoci dire locked per un'altra volta. Dai. Infatti. Onestamente, non lo so, parliamo con lui. E diciamo, Ciccio, devi per forza aprire adesso. Porca troia, quanta roba. Partiamo con la stanza con la svuotata. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Si potrebbe mentire peggio? No. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. E quale sarebbe lo stile di vita, scusi? You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and... He had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Si è trombato la moglie? Non lo so, ma dammi le chiavi. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before. And now, all of a sudden, he is trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so. And I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work. And his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh, yes. He forced his son to work here. And he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That tu non è che sei molto meglio, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Margaret, sapete, ero incentrato su di lui, ma con questa discussione sono aperto a tutti ora come possibili assassini. You mentioned Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive?
The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And he... why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Un po' di gelosia in quest'uomo qua, però... Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. No, non mi intendo quelle. Intendo quelle villainose. Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Quanto puzza quell'uomo qua comunque, se di qualcosa. Cioè, vedete, magari lui non è colpevole dell'assassinio, no? Ma è così stronzo che comunque puzza. Di colpevolezza. Madonna. Allora, ragazzo, con calma. Partiamo dalla signorina White. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Va bene, parliamo della collezione coloniale. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. Il rapporto con suo padre. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. Oh! My father would not have tolerated it. Indeed? Well, that is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honor of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Al momento la mia scaletta di possibili assassini è al primo posto la signorina. Al secondo posto tizio. Al terzo posto il ragazzo. Però la signorina è molto alta, perché il tizio là sembra così ovvio che sia lui l'assassino, no? Così ovvio, lampante, che perde qualche punto per quello. Però, insomma, vediamo il sindacato di vita. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Dammi le chiavi. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. We shall see you again soon. Quindi è lui qua che detiene in verità il controllo, quello è un pagliaccio. Pagliaccio! Locked. No, locked un cazzo. Allora. Eccolo lì. Come sempre gli uomini in queste posizioni, questi giochi sono sempre le teste di cazzo in qualche maniera, no? Cosa abbiamo qui? Abbiamo dei guanti. Cosa di più marginale? La lettera. Tutta la lettera. Mia carissima Margaret.
In base alla nostra ultima conversazione, credo che sia meglio che abbandoni il suo posto qui a Kew Gardens. Come mi ha fatto notare senza mezzi termini, lei non ha più bisogno del mio sostegno. Ha affermato di essere in grado di badare a se stessa in questo mondo. Bene, le rendo la sua libertà e non posso che augurarle buona fortuna, Mr. Dunn. E qui abbiamo il movente della tizia, che io pensavo fosse un altro, non ve l'ho detto prima, ma adesso abbiamo un movente. Newspapers discussing Kew Gardens. E che dicono? Il personale di Kew Gardens è fiero di annunciare la riuscita della produzione di una nuova varietà d'orzo in grado di resistere completamente al freddo. È stato chiamato orzo siberiano. Il signor Martin Hamish, orgoglioso coltivatore dell'innesto, terrà una conferenza stampa il prossimo lunedì mattina su questo argomento. Sei entrato, Watson? Per niente inquietante. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Aha. 7, 8, 9, 10. Ah, cacane, sei stato stronzo. Aha. Un sacco di lettere. Mio caro amico, permettimi di esprimere la mia disapprovazione nel leggere la tua ultima lettera. Ti sto pagando per difendermi, non per accusarmi. Kew Gardens è un'istituzione reale. Ci è stata concessa l'enorme opportunità di girare il mondo e di salvare specie di piante più straordinariamente preziose e rare. Il nostro compito è di proteggere tali specie da chi potrebbe utilizzare a scopi discutibili. Questo divino sindacato di cui parli non ha alcun diritto di tenere delle piante così preziose. Ricorda il caso del 14 giugno 1889. Così devo chiederti ancora una volta, rispettosamente, di vidimare i premessi su queste piante per conto di Kew Gardens. I documenti sono stati inviati lunedì. Yes, ci vediamo martedì da Boodles come sempre. Quindi è Mr. Dunn che sta scrivendo a qualcuno. La tua ultima lettera, sto pagando per difendermi. E poi qualcosa riguardo a questo caso. Suo avvocato forse, un'altra lettera qua. Signor Dunn, le chiediamo per l'ultima volta di restituirci le nostre care sorelle. Questo qua è il sindacato divino del cazzo. Non ha alcun diritto di tenerle prigioniere, non le appartengono. I suoi costretti permessi sono completamente falsi. Si nasconde dietro le sue menzogne, come quella senza bisogno di approfondire riportata dalla stampa del 14 giugno 1889. Mi piace come tutti si riferiscono all'evento citando la data, ma non il nome dell'evento. Quello che ha fatto è davvero ripugnante. Può star certo che noi non abbandoneremo mai i membri della nostra famiglia. Ci siamo fidati di lei e abbiamo commesso un errore, il divino sindacato. Ok. Penso di aver sbagliato all'inizio. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Ok, quindi non parliamo di questo documento qua. Debito la signora Margaret verso il signor Dunn. Affitto di una suite a Oxford Street, borsa di studio a London University, credito presso la Hamilton, la storia Radigan House e la gioielleria di lusso Braden Sons. Ah, a quanto pare signora, questa qua è una delle modelle, cioè al periodo già c'erano a quanto pare, questa non l'infanser di quelle speciali che si fa mantenere dal pappone lì. Bene, bene, bene. Allora, errori che ho fatto, pensavo che il furto fosse per coprire l'omicidio, in verità il furto probabilmente è un plot a parte del sindacato, e pensavo che la ragazza fosse legata in qualche modo al figlio, e quando ha visto il padre che lo umiliava ha deciso di farlo fuori per conto suo, ma in verità sta tizia qua si faceva mantenere un po' dal Gianfranco, quindi not nice. Questo qua non penso ci faccia entrare. Sì, no, ok, cazzo di nuovo, ed entriamo qua. Oh, tavolo del laboratorio, bottiglia bagnata. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Ah! Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around.
Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Lo facciamo, dobbiamo seguirla in giro. Comunque, qua cosa abbiamo? Polvere d'oro. Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Toby. Dobbiamo andare a prendere di nuovo Toby. Vai a prendere il Toby. Non è l'ultimo qua. Qui si va, attrezzatura. Ah, manca. It appears as though the protective equipment is missing from here. Che bravi quelli che hanno fatto su. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Dicevano di no. Detto di no. Ma sono cazzabubbole, sono cazzabubbolate. Però qua manca ancora qualcosa, non ho trovato tutto. Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Ok. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. Watson, non faccia l'arguto, eh? Che nel disordine c'è ordine. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. Allora ascoltiamoci qualcosa, tipo il 245. And it seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Okay. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Qui è lui che pensa di poter far scaturire una reazione difensiva da una pianta che viene fatta in un certo tipo. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. This student's book belongs to Albert. A botany book. È di strano, onestamente. Mi sembra di aver guardato tutto. Usciamo. Apriamo un attimino le nostre idee per riordinarle. Ce ne sono molte, onestamente. Avvelenamento. Piante letali rubate. Avvelenamento. Furto omicidio. Gli assassini potrebbero essere ladri delle piante esotiche. Era una mia idea iniziale, ma penso che non sia così il caso di nuovo. L'espulsione della White. Dune è stato intrappolato. Nulla. Voglio l'espulsione della White, White e Dune. Ok, ecco qua. Di recente signorina White e Dune avevano avuto un disaccordo. Dune intendeva sospendere il suo incarico. Ah, mi sa quando si attacca a piante letali rubate. Sì, Dune è stato inappropriato, avvelenamento. Abbiamo un quadro molto sparso di robe per ora. Intrappolato nella sala della collezione coloniale dell'assassino, Dune ha subito gli effetti nell'azione di un veleno vegetale. Questa è la mia idea iniziale, di base. Qua lì è buona. Le ambizioni di Albert non credo che abbiano niente a che fare con questo. Infatti, non abbiamo poche idee e confuse. Andiamo avanti, vediamo cosa troviamo qua. Un attacco di cuore, quella la foglia.
These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing, but it had nothing to do with Kew Gardens. Gli piace this tenersi... certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Gli piaceva tenersi... Ah, la vedete che c'è alla fine. Scrivania. A glasses case. It is empty. È quello di Hamish, questa qua, la scrivania di Hamish. A thesis, written by Martin Hamish. This area serves as Martin Hamish's office. Prima finestra. We can see the interior of the colonial collection room from this da window. Qua. Così ovvio che potrebbe essere davvero lui. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. E ok, uno studiato in piante, Martin Hamish. Piantologia. Travasologia. Niente di che qua. Niente di che. Questa è statua. It is a bust of Montague Dowd. E lì manca il pezzo che eccolo qua. I am curious if the marble that we found. Here it is. The marble fragment that we found in the colonial collection room is what they have in common. Non so ancora cosa voglia dire, ma. The seeds of plant species are stored here. Chi lo sa, chi lo sa. Sotto cosa c'è? Diamo un'occhiata? No. Sì, da. Open. Aha! Signorina, prima di andare da lei che tanto non ci sta cagando, un giro qui intorno per vedere se è tutto in regola. From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. La tizia sta perdendo punti e sta rapidamente guadagnando il tizio di nuovo, Hamish. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Infatti. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. Ah, Albert piacciono le barchette. Lol. Si vede un cazzo. Signorina, cosa sta facendo qua lei? Faccia vedere. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants. Alla Watson subito. Why, thank you, sir. And good day to you too. But... Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Prima di risponderti, vediamo che cosa nasconde il tuo corpo. Profumo costoso. Segni rosa, denutrizione, pellagra, famiglia povera. Ah, madonna. Lo deve ripetere anche. Sono perso qualcosa.
Nubile. 2 ore per Nubile. Non poteva dirmelo subito. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Ah, subito mentire, no? Subito. Un bravo uomo, subito mentire. È una collezione coloniale. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Lei lavora qui? Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. Rapporti col direttore? How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Cosa non sta mentendo? Forse lo sta descrivendo per come lo vedeva lei. Cioè, hai l'effetto di salame sugli occhi, non ti rendi conto di quello che succede. Siccome quello là ti adula tutto il tempo, sei tutta... Ah, è bravissimo. Però quel figlio era un po' cattivo. Pezzo di merda. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Thank you, miss. None of the three people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Sì, però Sherlock non si capisce proprio un cazzo. Posso dirlo che non si capisce un cazzo, Watson? Sherlock? Ma anche Watson non si capisce più un cazzo. Prova le piante rubate. Allora, vediamo... Possiamo ricercare in archivio questo e possiamo parlare della statua rotta con la testa di cazzo. Qui immagino che siamo ancora bloccati sulla situa. Sì, beh, quello che sta mentendo della cosa coloniale è l'assassino. E penso che l'assassino sia il tizio. È l'unico che ha l'esperienza per poter creare una pianta che avvelena o comunque gestire una pianta che avvelena. È l'unico... E dal suo ufficio, che dovrebbe essere a queste parti, si vede la stanza coloniale per sapere quando chiudere o quando infilare nella reazione la roba. Quindi probabilmente l'assassino è questo imbecillone qua. E ne ha pieno il cazzo perché lui ha tutta l'esperienza, ma nessuno solo in culo di striscio. Orgoglioso del suo lavoro. Estremamente orgoglioso. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room, in particular? Oh, I don't know. It has always been there. Amico mio. Quasi come il simbolo luogo di lavoro frammento di una statua. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the colonial collection room. Non è perché era lì. Really? Perché era lì di base. Well... So I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Verità qua niente, è tutto di tua responsabilità visto che sei un impiegato. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Ha mentito, è stato lui, dai.
questo ormai ne sono abbastanza sicuro. L'ambizione di Albert un cazzo. Pianta le tre. Perché non c'è un indizio sul fatto che questo qua sia una testa di cazzo? In che maniera? Perché è palese secondo me adesso. Scopri che c'è il signor. Esame gli edifici personali Q Garden. Sono informazioni su Mountain Dawn. Forse sarà a parlare anche col ragazzo di nuovo. Mi pare di aver parlato con tutti. Excuse me, but I have to tidy up this room. Mi pare di aver parlato un po' con tutti, ma non qua. Ecco, mi pare mi sono perso la roba delle pulizie. A task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed tools. Scritto notes, you're only Hallowed, proprio non ho letto. Palm house. Qual quadra qui non cosa, non tanto per la storia, ma perché è come se mancassero un paio di indizi importanti per fare le connessioni. Se si è dimenticato di vedere qualcosa qua in giro. According to this, they have light. Sì, abbiamo già. ACP, figa. Poi se mancasse qualcosa da qui, no? Se avessi saltato qualcosina, il tizio comunque era qua. È stato male per via di quella roba qua. Hanno ripulito tutto. Lasciare tracce che ha lasciato tracce. Del resto della metà della situa. E non mi quadra. Però non saprei da che parte girarlo. Ho una mia idea. Però non posso applicarla. I vasi anche. Dato che siano quei vasi, qualcuno c'entra con quel cazzo di sindacato. Perché sennò perché? Chi è che li ha comprati? Forse si risolve tutto esaminando questo. Ah, Toby. Toby serve anche il Toby qua. Vero, mi ero dimenticato del Toby. Andiamo a prendere il Toby, così andiamo anche a vedere un attimino Grand Baker Street praticamente. Ma per questo Watson? Ah, sei te, Watson. Someone should take Toby for a walk. No, qualcuno dovrebbe smettere di guardare la vicina, che poi è quella inquietante, cazzo. Andiamo. Porca di quella puttana. Straccio. Andiamo a esaminare questo qua, cerca il caso del 4 giugno dell'89 che a quanto pare tutti dominano. Il membro del sindacato divino ha presentato un reclamo contro Kew Garden, ha menzionato un vecchio evento, scandalo al divino sindacato. Il divino sindacato, associazione di adoratori del dio Re 3-1, situato a Belgrave Square 48 Grove North Street, Charlton Road, protettore delle piante e in special modo degli alberi, attualmente al centro di un'indagine amministrativa. I capi di questa organizzazione sono sospettati illecito finanziario. Questa indagine potrebbe portare ad accuse giudiziarie e intanto sono insorte voci contro questo accanimento indagatorio dello Stato. Infatti questa organizzazione privata, il cui obiettivo è la difesa della natura e di cui i membri sono numerosi nomi influenti nel regno, tra cui personalità politiche dell'opposizione bla 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 bla. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Sì, però perché è una falsa pista. Prendiamo prima Toby, andiamo a snusare. Toby. È ora di andare. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. Che cane, Toby ha gli occhi rossi. Veramente devastato è il Toby. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Search, Toby. Search. Yeah. Certo, capo. Vado. Appena smetto di incastrarmi. E qui, signore mio. Ormai ho l'abilità di aprire le porte. Fuggito da questa parte. Si è fatto tutte le panchine. E i lardini dietro il collo di Toby. Ah, non è entrato qua, pensavate voi. E c'è andato di qua. Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua.
Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. Larve di qualche tipo. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes, a tiny caterpillar. Bruco. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Bravo, Toby. Bravo. Fagli una bella Brave cagata. Toby. The best nose in the British Empire. Una bella cagata qua sui fiori. Sai che dobbiamo andare a analizzare. No, possiamo parlare di algo, il simbolo trovato. Che, sì, questo qua mi sa che dobbiamo parlarne là dei tizi. Ma questo lo dobbiamo analizzare a casa. Quindi siamo appena andati, torniamo a Baker Street. Watson, fammi vedere un attimino se stavi guardando quello che penso io. Vecchio porco di Watson, lo sapevo. Vedi se c'è una cima tipo guarda ogni giorno dal telescopio. Let us determine just what we have found. Allora, let us pour liquid. Versiamo del liquido in una bottiglia in una provetta per eseguire l'analisi. Va bene. This is the bottle that we. Sì. Allora non ho capito già un cazzo. Versa il liquido in una provetta, pensavo di dover versare. Serve sempre la pipetta, è vero. Io sono un buzzurro, io vuoto così. E se serve la pipetta. Ecco qua. Poi beviamola. Tutte e due le abbiamo prese. Quindi prendiamo la provetta. La guardiamo un po' così. A colorless water-based liquid. Ecco, cosa fa? Inala. Quite a strong floral aroma. Holmes, what are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Che schifo, non avrei mai bevuto comunque. Vaporizziamolo, vai. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment. And then I shall tell you. Non ho idea di dove vuole arrivare a parlare. Sì, va bene, sta cazzo di pipetta, porca di quella puttana. Un profumo? Cioè, il piano poteva essere dare un profumo alla signorina o sostituire il profumo alla signorina in modo che quando si fossero incontrati a nella cosa, il profumo della signorina avrebbe attivato la pianta e questa avrebbe fatto cagnare, li avrebbe ammazzati tutti e due? Non so. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Ok, sono andato un po' in là col profumo e la situa. Comunque, voglio far notare che io ho detto una puttanata e lui qua si è bevuto del fertilizzante, che è veramente un tocca sana per la vita dell'uomo. Direi che è arrivato il momento di andare al divino sindacato e vedere cosa cazzo stanno combinando là. This place is beautiful, Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us.
Io ho premuto doppio V, non so perché te hai deciso di correre a destra prima, ma... E la botta? Oddio, cosa c'è di strano? Pezzi di vaso. Frammenti. Qualcosa di nascosto. A fragment of a flower pot. Fragments of a flower pot. It fell down here. The Kew Gardens symbol. Ok, loro qua hanno i vasi di quelli là e quelli là hanno i vasi di questi qua. Non è una gran furbata da parte loro perché sgamo. Cosa è una testata al gomito? Madonna mia, che spiritualità che sento vibrare nell'aria. Ehi, Jackie Chan, che cosa stai facendo? Good day to you, sir. My name is Shul... I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover, from the quality of the ambient geotropism it depends. Ma sono super cazzo, là? Please, mind my gravitropism. Super cazzo. Do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcomed you are. Yoda, welcome you are. I am the Green Grand Mystic. The Green Grand Mystic? Himself? This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. La traduzione non è il massimo, secondo me. Deve essere fatta meglio. Maggio. Faccia da pirla, non ce l'abbiamo? Calli sulle punte delle dita. Chitarrista. Ferita al palmo, ustione acido, pratica nella chimica. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom. Certo, facciamo anche del super cazzo a lui. It is a school of Anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate. Glory to the eukaryotic. Only true devotees. Those whose hearts are ready to spermatophize of knowledge are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. E quante super cazzo tra l'altro. Comunque questi qui sono solo carnivori, quindi le piante non le toccano. Conosci Kew Garden? Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. E però avete lasciato là i vasi con i simboli, no? Non sarebbe una cosa d'amicizia. Do you have friends at Kew Gardens? None. Non ho neanche letto le altre possibilità, perché ero sicuro di questa. Vasi con i simboli, no? Simbolo su vaso rotto? Le chiavi che non hanno rotto niente per entrare. Friend? None. Not worthy there. No. Non idea. A questo punto non so dove vuole arrivare Sherlock, non so dove vuole arrivare questo discorso. Not worthy there. Simbolo col vaso, forse fea. Ma sono anche in disposizioni differenti quei cosi qua. Ma le chiavi non sono. Il simbolo di Kew Gardens là dietro, forse questo intende. Nevertheless, we have seen Kew Gardens. Dio, mi hai messo quattro risposte che sono
How could they la, la stessa there? Cosa girata in maniera differente. A sacred place you permitted yourself to search. Sacrilege. Sacrilege, no, un cazzo, chiama la polizia. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No, those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Sono la verde. Yes, that's what I said. He borrowed from us three of our sisters for the exhibition at his greenfly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No. We did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our three plants. I beg your pardon. And yet, you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. È una guerra a ritardo, io ve lo dico. Questa è una guerra a ritardo. Green di quelli... Grand Mystic, we are ready to become devotees. And gain access to your temple. Dopo quello che gli abbiamo detto. What is the name of our Lord, our God King? Basta che non mi metti tre risposte uguali. Tre uguali comunque. Cioè, queste sono totalmente differenti ed è semplicissima. Prima c'era il simbolo sul vaso rotto, i vasi di Kew Gardens, i vasi di questa organizzazione di Kew Gardens, del, cioè. Our God King's name is Triwan, Green Grand Mystic. Hola, good, I like you. Here is the holy key to the wisdom place. E questo è l'iniziazione, cioè dirti come si chiama lo stupido dio albero e magicamente mi ha accesso. Fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Cazzo stiamo parlando? Well, we will leave you to your meditation. Di che cazzo stiamo parlando? Vedo altri pazzi. Della droga qua all'ingresso. Vicino all'ingresso. Questo? That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. La stessa roba che abbiamo trovato. It is rather delicious, and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. E sei appena fatto. Io sto iniziando a confondere alcune cose qua. Quindi quello che abbiamo trovato là sotto, la sostanza mi sembrava simile. This door is locked, but I can try to open it. Oh mio Dio. Figa, ci siamo di nuovo. È da un po' che non le vedevo queste cose qua. Iniziamo, vai. Iniziamo. Che cane. Sì, prima di entrare nella stanza della coca o qualcosa. No. This must be Triwan, the Divine Syndicate's god. Grottesco come pochi, alla stile lovecraftiano proprio. Cosa abbiamo qua? Bruchi. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Si è inculato una quantità di bruchi devastante. A tropical plant, nothing of interest. A tropical plant. Interessante, immagino. A tropical. A tropical. Qualcosa qui in mezzo, no?
tropical. A tropical. Ok, quindi quello che ci interessava era rubare i bruchi. E qui immagino. These three plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Ci inculiamo anche queste, proprio così. Veniamo fuori con tutti e tre. Perfetto, figa. Adesso devo parlare col pazzo, vero? Sì, perché non puoi evitare di... Osmosis and photosynthesis. Pazzo. Pazzo del cazzo, direi. No, mi sono aperto la porta in faccia, non vedo niente. These instruments are used for smoking opium. Questa penso sia la base di questa religione qui, no? Strafarsi di oppio è una delle cose. Posso andare di qua o devi continuare a barcollare come se fossi appena strafatto? Anche tu, in effetti. Qua abbiamo proprio un... This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. Beh, sto iniziando a pensare... This substance is an alkaloid. The same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Pensando che Hamish sia membro di questa setta di pazzi delle piante. That would be enough to perform the most difficult of... Quindi, mettiamo assieme le idee uscendo da sto posto. Ehi là. A vast amount of opium. Ehi, guarda là. Che cane. Belli drogati, belli intossicati. E si vive la vita vera. Allora, adesso qua ne abbiamo di robe. Piante letali mancanti, avvelenamento. No, piante letali mancanti, piante letali rubate. No. Elementi sospetti. L'ambizione dell'alpe, ladri del divino. Oh, porca troia. Non si collega un cazzo alle piante letali, quindi manca comunque una situa. Elementi sospetti. Sembra che le piante letali della cava del Burkhi siano collegate in qualche modo. Avvelenamento. Chiaramente. Prepara i bruchi all'alcaloide del laboratorio chimico ed esegui l'esperimento di piante letali. Ok, ci hanno sbloccato una missione. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Sì, volevo finire un attimo prima di partire. Piante letali, no. La White Dune, no, infatti. L'ambizione di Albert, ladri e sindacato non c'entra niente. I ladri e sindacato, piante letali rubate. La setta ha rubato tutto. Il divino sindacato ha rubato tutte le piante dell'esposizione, comprese quelle letali. Potrebbero averlo usato per uccidere cose. Il divino sindacato ha rubato tutte le piante tranne quelle letali. Se tiene conto che Hamish fa parte del divino sindacato, le ha rubate tutte. Ce le aveva mica qua le piante, quelle lì letali, quelle tre piante. Non lo so. Il sindacato ha ucciso Dunne subito così, furto e omicidio. Furto parziale, più probabile. Non sono convinto che sia stati loro qua. Però il tizio Hamish aveva le stesse robe che avevano loro. Sono abbastanza stordito, devo... Sì, facciamo questo esperimento a casa.